volete risuona una cosa. Allora, riprendiamo la nostra serata nella parte finale. Ne approfitto per ringraziare il sindaco Dario Colossi che è qui presente, Dario Guario Terre che è qui presente con noi, un po' in ritardo, perché ha preso un passaggio a livello. Noi di regola, prima di iniziare la nostra serata nazionale, siccome siamo amici, ci conosciamo, quindi io di regola nomino tutti i presenti, ma siccome siamo in 57, vi chiedo l'unione di non farlo stasera, quindi siamo qua in 57, siamo in tanti, perderemo un quarto d'ora per dare i nomi e poi magari alla fine vi do anche sbagliati, quindi meglio non dare. A questo punto andrei nella parte più importante della serata, avendo con noi un personaggio così importante come Davide De Zan, mi sembra giusto andare subito alla parte relazionale. Quindi invito Davide qui vicino a me. Grazie. Invito Ezio Maffi, anche lui qua, visto che è stato con me, soprattutto lui a organizzare la serata. E per fare da, non so se dice speaker, si dice speaker, quello che viene intervistato, come si chiama? Relatore. Come relatore chiamo il nostro socio Roberto Goffi, che lo fa un po' anche a livello di radio, radio, quindi sicuramente. Allora adesso mi tolgo dal mezzo perché sono loro due nel parlare, non si trovano, mi metto io di qua, tu ti siedi qua al mio posto. Relatore o moderatore? Moderatore, dai. Vai. Beh, buonasera a tutti. Davide, grazie. Grazie a voi. Io inizierò così. Gentili signore e signori, buonasera. Era l'incipit delle trasmissioni di papà Adriano, un grande giornalista. Ha raccontato a tutti noi il ciclismo e quindi giusto ricordarlo questa sera e ringraziarlo col vostro applauso e col nostro per quanto ha regalato al ciclista. E dopo a papà Adriano arriva il figlio, come si dice, l'allievo supera il maestro. No, no, bello. Però veramente hai regalato davvero tante emozioni a chi ti ha ascoltato. Hai raccontato tanto anche di un altro nostro ospite di questa sera. Sì. Fabrizio Montempi, grazie per essere con noi. Benvenuto e grazie. Abbiamo detto che parliamo di Marco Pantani. Lo abbiamo amato tutti, Marco Pantani, e continuiamo ad amarlo. Un grande campione, poi quello che è successo, andremo ad ascoltarlo. Tu hai scritto questo Pantani per sempre, un libro che ce lo racconta. Davide, chi era e che campione era Marco Pantani? Una di quelle domande proprio... Sì, facili. Ma la cosa bella, ed è stato un po' uno dei motivi per cui abbiamo iniziato questo libro, che da una parte raccontava i tanti misteri che ancora oggi aleggiano, sia su quel terribile giorno di Madonna di Campiglio quando gli hanno sfilato una maglia rosa che era sua, non di diritto, ma perché aveva fatto delle cose straordinarie. E poi un altro luogo del mistero, anzi meglio dire un nuovo luogo del delitto, dove la sua vita è finita. Ma prima di tutto, in questo Pantani per sempre, volevo spiegare perché a distanza di così tanto tempo, Marco non c'è più da 20 anni, e siamo nel 2024 e lui nel 1994, quindi esattamente 30 anni fa, era l'inizio di giugno, si presentava al mondo con quelle due bellissime vittorie al Giro d'Italia. La prima la Linz Merano e la seconda la Merano Aprica. Aveva iniziato quel giro che era, sì, promettente neoprofessionista, si sapeva che in salita poteva fare cose meravigliose. Bene, concluse quel Giro d'Italia che era già diventato un po' l'eroe di tutti. Perché? Perché correva in un modo straordinario. Noi abbiamo passato tutta la sera a parlare di Pogacar, che a 100 km di un mondiale prende, va in fuga,
Ma che cosa ci ha emozionato dell'azione di Pogačar? Chi incarnava il vecchio motto o la parola spacca? È il corridore che veramente lancia il cuore sull'asfalto e inizia a fare una cosa che nemmeno lui sa se andrà a buon fine, se riuscirà ad arrivare come lì, se non sbaglio, quella è la foto di Montecampione, non distante da qui, dove ancora, insomma, da qualche anno c'è una statua che ricorda proprio quel giorno. Però che cosa succede? Che Marco riusciva veramente ad entrare, è riuscito ad entrare nel cuore della gente come, insomma, da tanto tempo non riusciva più nessuno, perché vincere è una cosa, vincere incollandoti al teleschermo, incollandoti ai lati della strada, facendoti battere il cuore in un modo diverso, beh, solo in pochissimi nella storia del ciclismo sono stati capaci di fare, e Marco era così. Questa sera avete messo uno sopra l'altro due persone che ho amato. Il primo, quello che, oltre ad avermi messo al mondo, mi ha insegnato tutto di questo mestieraccio che si chiama fare il giornalista. E ti ha insegnato bene. E di questo sport meraviglioso che è il ciclismo. E quell'altro è un ragazzo che penso sia rimasto nel cuore di chiunque abbia intrecciato il proprio cammino con il suo. Però una cosa che mi ha colpito, di papà, mi viene proprio in mente adesso così di getto, è che a casa mia non si poteva pronunciare il nome Fausto. Perché papà, cioè così come io ho legato, insomma, parte della mia vita a quel ragazzo romagnolo con la maglia rosa, lui, quando ha cominciato a fare questo mestiere, era il 1954, forse anche un annetto prima, quindi quando la RAI nasceva e la televisione stava nascendo in quel momento, lui aveva sempre avuto nel cuore Fausto Coppi. Per lui era una sorta di divinità e considerava un privilegio assoluto poter parlare con lui, addirittura arrivare a intervistarlo, tant'è vero che era talmente la soggezione di papà al cospetto di Fausto che regolarmente gli dava del lei. Al punto che il copione a un certo punto gli disse: Adriano, o mi dai del tu o non ti concederò più nessuna intervista. E lui, insomma, si forzò, riuscì a dargli del tu, e poi tra loro due nacque una bellissima amicizia. Poi la vita di Fausto, così come quella di Marco, è finita in quel 2 di gennaio, dove, insomma, per una malaria che ai tempi non riuscirono o non vollero diagnosticare, lo curarono per chissà quale morbo misterioso, quando probabilmente bastava dargli del chinino, come avevano fatto con Geminiani, e quella malaria si sarebbe risolta senza particolari problemi. Non fu così, e papà, un po' come accade a me con Marco, ha sempre avuto questo artiglio nel cuore che si faceva sentire ogni volta che gli portavano alla mente Fausto Coppi. Proprio gli si inclinava la voce, si commuoveva, ed è un qualcosa che ho rivisto in lui quando è arrivato Marco Pantani. Provate a pensare, papà ha cominciato a commentare le corse con Coppi e Bartali, è passato attraverso le battaglie incredibili con Gimondi, Merz, anche Thiel, Vittorio Adorni, poi i duelli, Bugno, Chiappucci, Moser Saronni prima, insomma, ha visto tutto il ciclismo da Fausto Coppi fino all'inizio degli anni 2000. Quindi, insomma, tutto quello che di bello e di brutto era accaduto, i suoi occhi l'avevano visto e la sua voce l'aveva commentata. Bene, io ho rivisto negli occhi e nel cuore di mio padre l'emozione vera, quella commozione, quella voce che si rompe quando è arrivato Marco Pantani sulla scena del Giro e del Tour de France. E quindi credo che questo ragazzo, oltre a fare cose straordinarie, avesse la capacità di essere moderno e allo stesso tempo antico, e di incarnare quello spirito romantico del corridore che va veramente all'attacco, alla ricerca di quella vittoria, a qualunque costo, o la va o la spacca, e di farlo sentire alla gente. E se l'ha sentito papà, nello stesso modo in cui sentiva le vittorie, le imprese di Fausto Coppi, ecco, vuol dire che forse questo ragazzo
romagnolo, simpatico, tenace e coraggioso, riusciva a riportare nel cuore della gente quelle emozioni antiche che da tanto tempo non vivevamo più. Ma quando si racconta una gara di Marco Pantani, tutti questi campioni, io mi ricordo quando lui toglieva il cappellino, la bandana, sì, dicevi è il momento, sì, giusto? E lì anche per un cronista... Beh, è bello perché insomma metti un po' di coreografia nel momento in cui uno sta per dare il massimo, proprio era il segno dell'attacco. Poi tutti a un certo punto hanno cominciato a chiamarlo il pirata proprio per via di questa bandana. Insomma, i corridori hanno cominciato col cappellino, poi chi c'era, chi lo portava con la visierina in giù, chi la ribaltava, chi lo girava. Però il primo che ha deciso di mettere la bandana è stato Mario. E il primo che a un certo punto, pur di alleggerirsi, pur di dare un segno, se la toglieva mostrando in tutta la sua magnificenza quella bella pelata che nei giorni di sole luccicava, nei giorni di pioggia, insomma, faceva da pista d'atterraggio alle gocce che cadevano dal cielo, beh, insomma, aggiungeva un gesto coreografico che per noi e per tutti quelli che lo vedevano era il segno dell'attacco, ancora più bello, perché sapevi che da quel momento si sarebbe lanciato all'attacco. E poi proviamo un po' a pensare, prima abbiamo parlato un po' del ciclismo leggermente robotizzato, no? Degli anni 2000, beh, se c'era uno che era l'esatto contrario, era proprio lui. Non sapeva che farsene del cardiofrequenzimetro, delle regole rigidissime dell'alimentazione. Lui era capace di stare in giro tutto il giorno, di mangiarsi una piadina, e poi il suo corpo, lui però, lo sentiva i battiti del cuore, sentiva i muscoli come rispondevano, ed era capace di estrarre dal proprio corpo energia anche quando magari la lancettina della riserva cominciava a far accendere la luce rossa, come è successo quel giorno a Montecampione. Poi se volete ne parliamo, perché penso, per me è stata una delle giornate più belle, incredibili ed emozionanti della storia del Giro d'Italia. Io un confronto così brutale, così bestiale, non ne ho mai visto, non l'ho mai visto. E è stata, credo, una giornata emozionante, straordinaria per tutti, perché non dimentichiamo che ha piegato un corridore fortissimo e tenace e di grandissima classe contro come Padre Tombo, e non era... e lui era il primo a saperlo, non era sicuramente impresa facile. Però in quel momento lui sapeva che per coronare il suo sogno, perché questo ragazzo fin da quando era piccolino e si lavava la bicicletta nella vasca da bagno, aveva un solo sogno, non solo diventare corridore, poi corridore professionista, ma arrivare un giorno a vestire la maglia rosa per poi portarla fino alla fine. Le mie due domande successive, Davide, la vittoria a Montecampione contro Tonkov, perché è rimasta nel cuore di tutti i campioni, non può essere ricordata. E secondo te qual è la vittoria più bella di Marco nella sua carriera? Ne ha avute infinite? Beh, i giorni, il giorno dei giorni è da dividere in due parti. La prima è Montecampione al Giro d'Italia e la seconda è Les Deux Alpes al Tour de France. Se un ragazzino dovesse chiedermi, dimmi chi era Marco Pantani, io direi guardati quei due giorni lì, oppure se vuoi ti racconto quei due giorni. E quel giorno era al Giro d'Italia Montecampione, come vi ho detto, un duello bestiale, veramente una cosa incredibile tra due uomini. A un certo punto Marco, quando cominciò a attaccare, io avevo commentato il giro fino all'anno prima, quell'anno era ritornato papà con la Rai a ricommentarlo, e insomma c'erano gli altoparlanti di tutte le televisioni italiane che vibravano anche parecchio, perché cosa successe? Marco era già in maglia rosa, ma sapeva che Tonkov a cronometro era più forte di lui, per cui l'unica maniera che lui aveva per poter sperare di vincere quel giro era di allontanare il più possibile Pavel Tonkov in classifica generale, cioè guadagnare un margine di vantaggio che gli permettesse
di presentarsi all'ultima cronometro, insomma, con un po', di secondi o di minuti a suo favore, perché quelli mi sembra che avesse 30 secondi di vantaggio, erano troppo pochi. Per cui doveva attaccarlo e doveva scrollarselo dalle ruote. Però, come vi ripeto, Tomkov era uno che aveva già vinto un Giro d'Italia, aveva una bella squadra attorno a sé, e stava benissimo ed era forte sia fisicamente che caratterialmente. Per cui ci voleva il miglior Pantani per battere quello che in quel momento era il miglior Tomkov. E quindi Pantani, quando si arrivò all'ultima salita, come faceva sempre, cominciò con la prima rasoiata, una botta mostruosa, e Tomkov era lì che resisteva. Tenete presente una cosa: una volta incontrai Miguel Indurain, che non era proprio un corridorino da poco, insomma, tra le varie cose ha vinto 5 Tour de France, uno in fila all'altro, anche lui ha fatto la doppietta Giro Tour, e una volta il grande Miguel mi disse: guarda, perché ti ho detto, ma cosa hai provato nel momento in cui sei andato a inseguire Pantani in salita, e poi rischiò di andare veramente in crisi nera. E uno come Miguel Indurain mi disse: Davide, io ho imparato una cosa, nella mia vita non seguirò mai più Marco Pantani quando scatta in salita, perché seguire Marco Pantani quando fa quelle accelerazioni fulminanti vuol dire suicidarsi sportivamente. Per cui, se nel futuro mi attaccherà, io non gli risponderò a viso aperto, lo lascerò andare e col mio passo proverò a contenere queste sue storiate, ma inseguirlo come ho fatto qualche giorno fa, mai più. E lo diceva Miguel Indurain. Tomkov cosa fa? Marco parte e lo segue. Marco sta lì, poi l'andatura era già massimale. Marco dopo un po' riattacca un'altra volta, si alza sui pedali come faceva lui, un'altra botta incredibile, e Tomkov con la forza dell'impossibile, ma sta lì, non si schioda, e anzi, con la sua bici gli va al fianco, come dire, sei tipo il pugile quando becca il colpo e poi ti guarda in faccia come dire, non mi hai fatto niente. Allora a un certo punto Marco comincia a buttare via tutto, si aveva un orecchino, butta via persino l'orecchino, aveva un piercing qua, con un diamantino si strappa persino il piercing dal naso, perché quel grappo insomma gli dava fastidio. E Marco mi confidò che in quel momento non voleva dare la soddisfazione al suo avversario quando scattava di girarsi per controllarlo. Dice: no, io attacco, ma non voglio fargli vedere che mi preoccupo di quello che fa lui. Io faccio il mio attacco, però per vedere i risultati di quello che sto facendo, lui cosa faceva? Allargava il gomito e riusciva a vedere l'ombra della ruota anteriore e della bicicletta di Tomkov. Dice: il mio trucco era quello, io attaccavo, mi alzavo sui pedali e poi allargando il gomito cercavo di vedere, sperando di a un certo punto vedere quell'ombra che si allontanava. E invece dice: mannaggia, quell'ombra era sempre lì. Da parte sua invece Tomkov rivelò dopo un po' di tempo che era talmente mostruoso lo sforzo a cui stava sottoponendo il proprio fisico, e c'era un momento che non sentiva nemmeno più il suo corpo. Dice: il dolore era stato talmente grande che a un certo punto non sentivo più le gambe, non sentivo più le braccia, cercavo solo con tutto quel poco che mi rimaneva in corpo di rimanere attaccato a quella maglia rosa e a quelle ruote che continuavano a volermi sfuggire da davanti. Finché arrivò finalmente il terzo scatto. Pantani si rialza sui pedali, trovando forze che in quel momento nemmeno lui sapeva dove andava. Lì veramente si va a scavare non solo nel serbatoio dell'orgoglio, di tutto quello che hai e non hai. E a un certo punto Marco mi disse: però in quel momento io sentii le energie che ritornavano, perché allargando quel gomito vedevo l'ombra di quella ruota che progressivamente si allontanava. E quando finalmente tutti capirono che a quel terzo colpo micidiale Tomkov non riuscì più a rispondere e Pantani cominciò a guadagnare metro dopo metro vantaggio su di lui, vabbè, le urla di papà cominciarono a rischiare di rompere tutti gli altoparlanti che c'erano nei televisori italiani, e Marco cominciò chilometro dopo chilometro a guadagnare terreno, a guadagnare secondi e a guadagnare quel tempo che gli avrebbe consentito di vincere finalmente quel Giro d'Italia che lui aveva sognato da bambino
e che più volte per incidenti, cadute, sfighe, macchine che ti arrivano addosso rischiano di ammazzarti, non c'era mai riuscito. E in quell'immagine, perché poi lui quando arriva non esulta come fanno di solito gli atleti quando vincono, che sembrano quasi un bomber di un giocatore, di un attaccante che segna al derby. No, lui allargò le braccia, chiuse gli occhi, guardò verso il cielo, veramente come dire: la mia fatica è finita. Però in quello sguardo, in quelle braccia che si aprivano, c'era la consapevolezza di aver vinto il suo primo Giro d'Italia. Ma quanto si sta ad ascoltare con la mia vita? E io ero lì a un metro da lui che arrivava, c'era suo papà Paolo, teoricamente si chiama Ferdinando, ma tutti lo chiamano Paolo, però in quella famiglia lì tutti i nomi vengono cambiati. Ecco, e l'altro momento ugualmente emozionante, anche se la corsa, insomma, dobbiamo dirlo, inevitabilmente era più importante, è stato la Tour de France alle Deux Alpes, dove c'era un despota incredibile che risponde al nome di Jan Ullrich, che era in maglia gialla. Era stato un tour drammatico, perché era stato un tour dello scandalo Festina, con tutte le ammiraglie fermate, i corridori portati in gendarmeria, insomma. E l'unico che riuscì emozionalmente a salvare quel Tour de France, che viveva tra veramente gendarmi, notizie di cronaca nera, un articolo sì, un articolo no sul doping, perché a un massaggiatore della Festina avevano trovato in macchina di tutto, arrestarono dei corridori, li perquisirono, li misero insomma, nelle caserme, il povero Zulle, insomma, gli fecero di tutto, gli tolsero gli occhiali, lo perquisirono, insomma, in pertugi del corpo umano, insomma, che insomma, non è gradevolissimo, e soprattutto non erano né narcotrafficanti, né contrabbandieri, né nulla, per cui riservarono agli atleti un trattamento talmente brutto che Pantani, poi dopo la vittoria del Deux Alpes, faccio un salto in avanti per poi tornare indietro, fece una cosa che ci fa capire una volta in più che tipo di uomo era. Noi non vincevamo il Tour de France da Felice Gimondi, erano passati più di 30 anni, e ci trovavamo con un italiano di nuovo in maglia gialla. Bene, sapete cosa fece Marco un giorno per, come dire, accompagnare la protesta di tutto il gruppo? Si tolse il numero dalla scheda. I corridori si fermarono per protestare per il modo in cui venivano trattati, si fermarono a terra, la corsa riuscì a partire ma con un notevole ritardo, e a un certo punto poi percorsero diversi chilometri praticamente a ritmo da cicloturista non evoluto. E a un certo punto, per chiedere rispetto dell'atleta e dell'uomo, dissero: guardate, se continua così noi, cioè, hanno inscenato una protesta. E a un certo punto, come segno di partecipazione e di vicinanza a tutti i suoi compagni, lui che stava vincendo il Tour de France si tolse il numero dalla schiena, come dire: io sono anche disposto a perdere il Tour pur di essere uno di voi. Questo era Marco Pantani. Nessuno si dimenticò. Questo io vi dico, chi l'ha conosciuto sa che tipo era un uomo. Marco era un uomo, era dolcissimo, era leale, era onesto, era un ragazzo di cuore. Certo, qualcuno stava sulle palle, come tutti gli sportivi o le squadre di qualunque disciplina che vincono tanto, e insomma, a qualcuno entrano nel cuore, a qualcuno inevitabilmente stanno di parte. Ma tornando al giorno delle Deux Alpes, insomma, non era una tappettina da poco, perché insomma c'era il Galibier come penultima salita prima di arrivare, ma Galibier era a 50 km dall'arrivo, e c'era un corridore come Jan Ullrich che insomma due anni prima era arrivato secondo, ma soltanto perché il primo in classifica era il suo capitano, e lui non poteva attaccare il suo capitano. Gli rifilò un paio di minuti all'ultima cronometro, giusto per far capire chi doveva vincere quel tour. Però Jan Ullrich era un ragazzotto a quel tempo di 22 anni, il capitano nel famoso squadrone Telecom era in maglia gialla, e dovette rispettare le gerarchie. Poi l'anno dopo
con un'azione incredibile ad Andorra, dove si insomma staccò in salita gente come Viranca e Pantani per andare a vincere, poi a cronometro distruggeva tutti. Tant'è vero che io quando lo vidi vincere lì dissi: caspita, qui abbiamo uno che per i prossimi anni ha già prenotato la prima casella del podio di Parigi. E invece quel giorno alle Deux Alpes Marco Pantani fece l'impresa delle imprese. E io quando lo vidi il giorno prima gli dissi: Marco, devi attaccarlo. E lui mi disse: ma ho soltanto minuti da recuperare, forse non basta l'ultima salita. E infatti io gli dissi: devi attaccare sul Galibier. E lui, come se io fossi Marco, stessi maneggiando, mi disse: Davide, ma il Galibier è a 50 km. E io gli dissi: sì, ma tu sei Marco Pantani e se vuoi puoi farlo. Bene, lui il giorno dopo partì sul Galibier, mancavano 50 km all'arrivo, pioveva, una giornata terribile perché pioveva e faceva un freddo cane nonostante fosse il mese di luglio. Ricordiamo che poi quando si svetta ai 2000 metri, insomma, il freddo si sente, soprattutto poi quando ti butti in discesa. Marco Pantani attaccò Jan Ullrich sul Galibier, mancavano 50 km, un'acqua terrificante. Bene, arrivò al traguardo rifilando 9 minuti a uno dei più forti corridori al mondo. 9 minuti, qualcosa di incredibile. Quando arrivò Jan Ullrich aveva la faccia, pare che sbandava, era distrutto dalla fatica, dalle condizioni che avevano messo a dura prova tutti, e aveva la faccia, sembrava un pugile che avesse fatto 12 riprese contro il miglior Mike Tyson, per le botte che l'acqua gli aveva dato in faccia, per la fatica che aveva sopportato e per lo sforzo immenso che aveva fatto per cercare di contrastare l'azione di un ragazzo scatenato che sulle Alpi ha compiuto un'impresa straordinaria. Lui era andato al Tour de France quell'anno dopo aver vinto il Giro, e prima di Pogacar nessuno è più riuscito, dal 98 fino a quest'anno nessuno era più riuscito a vincere Giro e Tour nello stesso anno. Lui, dopo aver vinto il Giro d'Italia, dopo quella favolosa impresa di Montecampione, non doveva andare al Tour de France. Questo sempre per dirvi chi era Marco Pantani. E lui il Tour non lo doveva fare. Sapete perché è andato al Tour? Perché Marco aveva un affetto, un rispetto incredibile nei confronti di una persona, Luciano Pezzi, che era stato corridore ai tempi di Coppi, che era stato direttore sportivo di Felice Gimondi, ma che sopra ad ogni cosa era stata la persona che più di ogni altra aveva infuso nel cuore di Pantani, nell'animo di Pantani, la fiducia. Perché Luciano Pezzi fece firmare il contratto a Pantani e gli disse: io costruirò una squadra attorno a te. Sapete quando? Quando Marco aveva la gamba spezzata. Dopo l'incidente della Milano-Torino del 1995, quando un SUV in senso contrario entrò in gara e stese lui e altri due corridori, facendo rischiare a tutti e tre la vita, e Marco non aveva una gamba semplicemente rotta, aveva una gamba spappolata, e ci voleva un ferro lungo così esterno, si chiama fissatore esterno, per riuscire a tenere insieme i frammenti di quella tibia. Chiunque di noi avrebbe avuto dopo una frattura del genere, poi lui rischiò anche l'amputazione della gamba a un certo punto, non dimentichiamolo, chiunque di noi avrebbe avuto problemi a camminare normalmente dopo una frattura del genere. Bene, Marco non solo è riuscito a ritornare, ma è riuscito a tornare e vincere con quella gamba frantumata e poi rimessa insieme il Giro del Tour. Ma torniamo al Tour. La persona che gli aveva detto: Marco, io costruirò una squadra attorno a te, quando lui era in ospedale con una gamba devastata, fu Luciano Pezzi. E per Marco quella fu la cosa più importante di tutto. E tra loro c'era una promessa. Un giorno, così come è stato per Gimondi negli anni 60, Gimondi ragazzino che conquistò la vittoria del Tour, dice: un giorno, se vuoi farmi un regalo, andremo al Tour insieme e tu vincerai il Tour de France. Per cui lui, che non doveva correre il Tour, alla notizia della scomparsa, della morte di Luciano Pezzi, Marco disse: io non dovevo andare, ma io ci vado per Luciano, perché quella promessa che io gli ho fatto voglio provare a mantenerla. E quando lui vinse il Tour de France, anche dopo il giorno, prima nel giorno delle Deux Alpes, ma quando vinse il Tour de France, lui disse: questo Tour non è mio,
ma è di Luciano Pezzi. Questo era Marco Pantani. Un campionissimo. Però vedi, per tornare a quello che dicevamo prima, perché chi l'ha conosciuto ce l'ha nel cuore? E perché anche chi non l'ha conosciuto ma l'ha solo visto in televisione compiere quelle sue imprese ce l'ha nel cuore, a distanza di 30 anni da quella sua prima vittoria e 25 dalla doppietta al Giro d'Italia. Perché Marco Pantani era così, un grande corridore e un uomo straordinario che sapeva veramente nel modo più naturale possibile appassionare la gente, ed è per questo che ancora oggi la gente lo ama. Tu l'hai conosciuto da lui, fuori dal mondo delle corse, che Marco Pantani... Te l'ho detto, era un ragazzo semplice. E che... Hai un ricordo che ti toglie dalla corsa, eh? Ma no, c'è no. Marco di tutti i giorni. Ma guarda, ce n'ho mille, ma tanto per dirti, una volta con il buon Cassani, che si era inventato una scuola di ciclismo tra Cervia e Cesenatico, Cassani aveva buttato lì a Marco se magari una volta poi era il Marco Pantani che aveva già vinto il giro, aveva già vinto tutto, così gli buttò lì l'idea di magari raggiungere, visto che eravamo nelle sue zone, questo gruppettino di cicloamatori, di appassionati che facevano la scuola con Cassani gliela buttò lì, ma a un certo punto noi dal fondo della strada abbiamo visto arrivare Marco Pantani. Marco con Roberto Conti, poi adesso non mi ricordo gli altri, di sicuro Conti. Ma Marco Pantani arrivò, quel giorno c'era anche Arrigo Sacchi che insomma sperava, dice vengo a fare un giro con voi, però nessuno di noi, insomma ci speravamo tutti, ma nessuno di noi insomma in cuor suo insomma credeva veramente che Marco sarebbe venuto. A un certo punto dal fondo della strada abbiamo visto arrivare Marco. E Marco si è mischiato a tutte quelle persone, naturalmente chiede solo, visto che insomma aveva un rapporto con le cadute, con la sfiga abbastanza come dire frequente, disse cercate di non buttarmi per terra, però venne e passò una giornata con noi, pedalamo assieme, poi si fermò per fare le foto, per raccontare qualche storia. Ma provate a pensare, non so, un appassionato di tennis che scende in campo e può fare, non so, tre game con Federer. Un appassionato di calcio che può entrare in campo e fare una partitella con Leo Messi. In quel momento noi avevamo il corridore più importante del mondo che si metteva a disposizione di tutti e fece una pedalata assieme a noi. Poi come arrivò la prima salita, poi dice, vabbè, adesso devo anch'io fare il mio allenamento. E poi lui, con lui la forza di gravità non aveva lo stesso effetto che aveva con gli altri esseri umani, per cui a un certo punto lo vedevamo come galleggiare sulla sua bici e lo vedemmo scomparire. Però questa è la porta dei grandi campioni, no? Hai nominato di fatto Federer, hai nominato Messi e hai nominato Marco Pantani. Senti, poi arriva quello che credo sia il più brutto giorno per il ciclismo italiano, no? Sto parlando di Madonna di Campiglio. Come l'avete vissuta voi? Ma io male. Gli appassionati italiani un po' tutti. No? Io male, ero in tram. Come arrivai al villaggio di partenza, mi dissero c'è un problema con Pantani. Proprio, io mi ricordo, ho vissuto proprio tutta la strada, dal villaggio di partenza fino all'hotel Turin, dove c'era lui e la sua squadra, in trans. Mio padre gli faceva la telecronaca con Cassani a fianco, non riusciva neanche a parlare perché mi piangeva. A pensare a quello che stava provando quel ragazzo lì. Io una cosa vi posso dire di Marco, tutti i giorni, poi Fabrizio insomma che di corse ne ha fatte tante, lo sa che insomma un po' uno dei momenti particolari della gara è la partenza, per cui insomma i corridori sono, prima erano nelle ammiraglie, chi aveva qualche pullino piccolino, adesso ci sono questi pullman che sembrano dei grand hotel a 5 stelle, ai tempi non era così, Marco insomma aveva una roulotte, un camper piccolino, però c'era un appuntamento fisso ogni mattina e Marco aveva una particolarità, aveva una luce negli occhi, per cui in qualunque momento, poi
da amico, da giornalista o da persona che lo conosceva bene, sapevi, ti faceva capire subito se aveva voglia di chiacchierare, se aveva piacere magari dai mettiti qui che facciamo, oppure se dovevi lasciarlo tranquillo. E se eri una persona mediamente intelligente, bastava guardarlo in faccia e capivi tutto. Però, qualunque fosse il suo umore, negli occhi questo ragazzo aveva una luce, aveva una luce. Bene, io quel giorno, quando l'ho visto scendere da quella scalinata, dove lui aveva già, come dire, scritto da solo il proprio destino, perché lui quel giorno, con tutti i microfoni davanti, i carabinieri dietro, poi un'altra cosa, i carabinieri non erano lì né per arrestarlo né per portare, erano lì solo e soltanto per proteggerlo, perché fuori c'erano tumulti, perché provate a pensare, tutta Italia si era disseminata sul percorso e una valanga di tifosi suoi era arrivata a Madonna di Campiglio, per cui al deflagrare di quella notizia c'era la paura che potesse veramente succedere qualcosa, perché la gente era imbufalita. Per cui i carabinieri arrivarono lì per presidiare una situazione che poteva degenerare da un momento all'altro, e quando videro poi l'orda di tutti i miei colleghi che andavano lì, più i tifosi, gli fecero proprio come fanno per un cantante che deve fare un concerto, un attore che deve andare al Festival di Venezia, magari in mezzo alla gente, gli facevano da scorta, ma per proteggerlo, non certo per portarlo in galera o da nessun'altra parte. Però Marco, quando arrivò lì, tracciò da solo il proprio futuro, dicendo oggi è successa una cosa strana, ma io avevo 46 di ematocrito e oggi mi ritrovo con un valore che non si sa da che parte sia uscito. Questa era la premessa. Ma poi lui disse, io sono caduto tante volte e mi sono sempre rialzato. E questo è l'insegnamento che ha dato a me e a tutti noi. Nella vita puoi cadere, ma se lo vuoi veramente, anche se ti spaccano le gambe, se ti fanno uno sgambetto tremendo, se lo vuoi veramente ti rialzi e magari riesci anche a correre più forte di prima. Lui dice, sono caduto tante volte e mi sono sempre rialzato, ma io da questa cosa non mi rialzerò mai più. Lo disse subito. E quando lui finì la sua discesa da quella scheda, io lasciai il mio collega, non mi sono mai piaciute le tornare per andare a parlare o strappare una battuta. Avevi la fortuna di potergli parlare in settimana. Avevo, cioè, ma anche in situazioni critiche, anche a Tour, quando ci furono le proteste, le cose che nessuno gli poteva parlare, e lui stesso non voleva parlare, io mettevo dentro la testa in quella famosa, poi dicevo, oh, se mi manda a fanculo me lo prendo, però ci provo. E anche nel giorno della protesta, misi dentro la testa, lui che aveva la tensione, il dolore, diceva, cosa c'è? Dico, Marco, con tutto quello che avete fatto, qualcosa dovete dire. Se vuoi io non ti faccio neanche nessuna domanda, dimmi quello che vuoi, ma qualcosa devi dire, devi spiegare alla gente tutto quello che avete fatto. Vabbè, però questo è un altro capitolo. Li lasciai tutti addosso a lui, era giusto, perché poi ognuno di loro ha preso quella frase che è rimasta emblematica di quel giorno, quando lui dice, io da questa cosa non mi rialzerò mai più. Però se c'è una cosa che io ho visto e ho capito che quel giorno avrebbe cambiato tutto, è che quando ci siamo incrociati, lui mi ha guardato negli occhi, io ho guardato dentro i suoi, quella luce non c'era più. Io l'unica cosa che ho visto nei suoi occhi era solo e soltanto il buio. E in tanti anni io quel buio nei suoi occhi non l'avevo mai visto. Si era già reso conto, secondo te, che qualcuno gli aveva fatto un esperimento? Sì, sì. E lui si era reso conto talmente tanto, perché nel salutare i suoi compagni di squadra, Garzelli in testa, che poi anche grazie a lui riuscì a vincere l'Italia, lui nel guardare negli occhi i suoi compagni gli disse, oggi mi hanno fregato. In realtà lui usò un'altra parola, un po' più forte. Più romagnola. Più romagnola. Lui disse, oggi mi hanno inculato. Questa è la parola che lui usò di fronte a tutti i suoi compagni. Bene, per tutto quello che io vi ho raccontato prima, più altre 100.000 dimostrazioni di spessore morale, di forza, di lealtà, io vi dico che un capitano non mente mai ai propri compagni di squadra.
un capitano con la C non maiuscola, gigantesca come era lui, non avrebbe mai raccontato fandonie, non avrebbe mai preso in giro i suoi compagni. Per cui in quel oggi mi hanno fregato c'è la storia di quel giorno. Ed è la stessa frase che lui scrisse sui muri della sua camera di Cesenatico. Uno può mentire agli altri, può prendere in giro il mondo, ho conosciuto tante persone che hanno questa grande abilità, ma di sicuro non può prendere per il culo se stesso. Lui, e questo me l'ha detto Tonina, sui muri della sua stanza, proprio come sfogo ossessivo, liberatorio, lui scrisse, ma non una, aveva riempito le pareti, a Campiglio mi hanno fregato. Ed era l'ultima cosa, era la sua camera da letto, era l'ultima cosa che lui vedeva prima di chiudere gli occhi, ed era la prima cosa che vedeva al mattino quando li riapriva. Ed era un urlo di dolore, ed era un urlo rivolto innanzitutto a se stesso, ma poi nel futuro, come scrive lui in questa sorta di testamento sul suo passaporto, a tutte le persone che gli vogliono credere. E io che l'ho conosciuto gli credo. E quando 10 anni fa vidi Tonina piangere, la sua mamma piangere, tenete presente che il dolore più grande che può provare una persona credo sia quello di sopravvivere al proprio figlio, soprattutto se poi questo figlio muore tra mille illazioni, per la gente all'inizio si era suicidato, dopo i fatti di Campiglio era un dopato, un traditore, un manigoldo, uno che aveva preso in giro i suoi tifosi, e sono tutte cose che lo hanno portato poi a deragliare su un binario che di sicuro non sarebbe stato il suo se non fosse successa quella roba a Madonna di Campiglio. Ma un giorno, con Marco che era già morto, erano più o meno i 10 anni dalla morte di Marco, io per tanti anni avevo tenuto un segreto, una testimonianza di una persona che mi aveva giurato di aver visto Marco controllarsi da solo il sangue, i corridori, i leader delle squadre, ai tempi lo facevano tutti. Lo facevano tutti. Sì, è una cosa lecita, non è proibita da nessuno. Sapevano che venivano a fare il famoso controllo del manoscritto e ognuno aveva la libertà di controllarselo per conto proprio. C'era una persona che mi confidò, ma mi vincolò al mantenimento di quel segreto. Lo racconto a Davide e a Davide deve rimanere. È una cosa tra me. Mi disse di aver visto Marco controllarsi il sangue alle 10:15 di sera e il valore che lui aveva era 48 di ematocrito. Il valore stabilito quel giorno dopo il test era 53. Un salto di 5 punti percentuali, non lo dico io, lo dice la fisiologia umana, è alquanto improbabile, se non impossibile, se non succede qualche cosa. Uno ha un problema, si disidrata, accadono delle cose, ha delle patologie. Ma Marco non aveva nessuna patologia, non ha fatto nulla di particolare se non andare a letto e svegliarsi al mattino. Per cui c'era questa cosa che faceva soffrire Tonino, dice, io vorrei veramente restituire un po' di dignità a mio figlio. Per cui in quell'occasione eravamo in una trasmissione televisiva, io senza rivelare il nome di chi mi aveva fatto quella confidenza, dissi, guardate che a poche ore dal controllo Marco aveva 48. Ripeto, da 48 a 53 vuol dire un salto di 5 punti, quindi il 10%. Ci sono dei valori, ripeto, nella fisiologia umana che possono muoversi un pochino, di sicuro non del 10%. Se io sono alto 1,80 m, posso svegliarmi il giorno dopo che magari sono un po' più disteso, le vertebre si sono, posso essere 1,81, 1,82, ma non posso certo essere 1,90, 1,95. Tu sì! No. Sì, beh, se salgo sulla sedia, sì. Comunque, per farla breve, faccio questa promessa a Tonina e comincio, un po' come fanno gli investigatori, ad andare a leggere con più attenzione tutto quello che c'era attorno a quella giornata. Cerco di farla breve e di semplificarla. Non sono Piero Angela, nemmeno suo figlio, per cui non voglio fare un trattato scientifico, però cerco di spiegare alcune cose che ci fanno capire come quel giorno a Campiglio è stata messa in atto la più grande porcata mai accaduta nel mondo.
Ho preso anche tanti insulti, tanti scherzi, tanti sorrisini, prese per il culo, quando ho cominciato a tirare fuori queste cose. Però dico, se la procura di Forlì ha aperto un'inchiesta, se la commissione parlamentare antimafia, dopo 10 anni dalle cose che ho cominciato a raccontare io, ma viva Dio che l'ha fatta, la commissione parlamentare antimafia ha detto, signori, non siamo contenti dei risultati che sono stati ottenuti dalle indagini finora e vi esortiamo a continuare. E se ad oggi la distrettuale antimafia, cioè una procura, ad oggi quella di Trento, sta indagando e spero che vada fino in fondo, beh, vuol dire che proprio delle cazzate non ce l'ho. Venendo a noi, cosa c'è che non torna? Ed è il dato più macroscopico in assoluto. Quando ho cominciato a indagare, volevo trovare una persona che avesse grande esperienza in campo ematologico e di analisi scientifiche e al tempo analisi di laboratorio e al tempo stesso fosse una persona che ci capisse di controlli antidoping. In due parole, dottor Locatelli, che è il direttore del laboratorio del San Raffaele, che effettua insomma 6-7 milioni di controlli l'anno, e al tempo stesso era uno di quelli cosiddetti, i corridori li chiamano vampiri, cioè quelli che mandati dalla Federazione Ciclistica Italiana, dall'UCI, lui era in seno alla Federazione Ciclistica Italiana, andava a fare i controlli antidoping. Il professor Locatelli era tutto quello, tutto questo. La prima volta che andai da Locatelli mi disse, signor Rezzani, io insomma la stimo, seguo le sue cose, le voglio bene, ho grande rispetto di lei, ma di cosa vogliamo parlare? Di quel dopato di Pantani? Io dissi, professore, io insomma rispetto la sua opinione, facciamo una cosa, io adesso, se mi dà 10 minuti, le elenco un po' di cose, andiamo sul suo terreno, perché parliamo di numeri e di dati ematologici. Se lei alla fine della mia chiacchierata rimane della stessa idea che mi ha appena espresso, io mi alzo, vado via, le stringo la mano e la ringrazio. Se invece, come me, pensa che c'è qualcosa che non va, vorrei che con la stessa onestà che ho io, lei me lo dicesse, mi faccia vedere e mi racconti. Gli racconto quello che avevo scoperto in quei giorni, in quei mesi, e alla fine di questa nostra chiacchierata lui si appoggiò alla sedia con le braccia che caddero e mi disse, signor Rezzano, ha ragione lei, qui c'è qualcosa che non va. E cosa c'era che non andava? Ma era una cosa che mi aveva già detto un esperto tempo prima. Chiesi una volta ad un grande esperto, anche lui di laboratorio, dico, ma senti, ma è possibile alterare in qualche modo, non quello di Pantani, qualunque tipo di esame ematico sull'ematocrito, è possibile alterarlo? Lui dice, certo che è possibile, è una roba semplicissima, la cosa più semplice del mondo, ma mi disse, io non lo farei mai, perché lascia un segno talmente macroscopico che verrei sbugiardato subito. E io gli dissi, ma qual è questo segno macroscopico? E lui mi dice, guarda, per alterare il valore del sangue basta lasciar separare, il sangue è fatto dai globuli, semplificando, dai globuli rossi e altro materiale solido, e poi da quello che si chiama plasma, che è la parte liquida del sangue. L'ematocrito cos'è? La percentuale tra la parte solida e la parte liquida. 50% cosa vuol dire? Io 50% di globuli rossi, piastrine e quant'altro, e 50% di plasma. Però lui dice, se tu lasci il sangue 20 minuti, 25, oppure con una centrifuga in un minuto li hai già separati, sopra ti troverai la parte liquida del sangue. Come fai ad alterare l'ematocrito? Con una pipettina, sapete quella delle gocce che usiamo noi quando dobbiamo prendere, non so, il micorello, non so, qualunque cosa, il Gutalax, qualunque cosa. Dice, con una pipetta di vermiculite, prendi un po' di sangue, lo butti fuori, rimisceli e assolutamente puoi alzare l'ematocrito a tuo piacimento. Lo vuoi portare a 53, 54, 60, 70. Più parte plasmatica togli, più l'ematocrito si alza. Ma rimane un segno che ti sbugiarda subito. E io gli chiesi, vabbè, qual è questo segno? La prova del 9 dell'avvenuta si chiama deplasmazione, questa roba. Lui dice, sono le piastrine. Perché le piastrine sono leggere e quindi galleggiano nel plasma. Quando tu togli il plasma, è vero che aumenti l'ematocrito,
ma togli una quota di piastrini, per cui quello che andrai a trovare sarà un dato di ematocrito alto, ma al tempo stesso troverai un dato delle piastrine assolutamente anomalo. Bene, sapete, unico corridore dei 12 controllati quel giorno, quante piastrine aveva Marco Pantani in quel controllo? Poco più di 100.000, quando la media per la fisiologia umana è da 150.000 a 250.000. E in tutta la sua vita Marco Pantani non ha mai avuto, ripeto, in tutta la sua vita, poco più di 100.000 piastrine. Che cosa succede? Mi tolgo la giacca perché mi sono un po' scaldato. Che cosa succede quel giorno e cosa ci fa capire la buona fede di Marco Pantani? Tutti noi, me compreso, su un particolare episodio di quel giorno siamo stati, non dico scettici, ma freddi. Perché Pantani cosa fa? Quando va via da Campiglio, dopo insomma ore di silenzio, quella macchina regnava il silenzio, c'era lui, c'era il direttore sportivo Martinelli, che insomma non abita distante da qui, ecco, e c'era l'addetto stampa, Andrea, suo che adesso è alla UAE, Agostini, che correva con lui fin da bambino, e diceva: noi eravamo normali, lui era già un extraterrestre. A un certo punto cosa decidono di fare? Da Campiglio, andando verso Cesenatico, decidono di fermarsi a Imola, perché a Imola c'è un ospedale accreditato dall'USEI, che è l'organo di massimo governo del ciclo, quindi un laboratorio certificato per i controlli antidoping. Decidono di fermarsi lì e di farsi fare un controllo del sangue. Per inciso, Marco chiese subito già a Campiglio: guardate che vi state sbagliando, fatemi un altro controllo, ma col cacchio che gliel'hanno fatto. Per cui decidono di fermarsi a Imola. A Imola fa il controllo del sangue e indovinate un po' quant'era il suo ematocrito, 48. Però tutti noi, tutti gli addetti ai lavori, tutti i corridori del gruppo, sapevano che al tempo c'era un sistema molto semplice, che purtroppo in uso, per abbassare l'ematocrito, cioè era quello della diluizione, ci si chiamavano plasma expander. In pratica ci si buttava nelle vene questo plasma expander che, diluendo il sangue, permetteva di ritornare, se uno aveva 53, di ritornare a 50, 48 per pietra. Ma il problema qual è? Il problema qual è? Che nel controllo di Imola, miracolosamente, le piastrine di Marco da 106, 107 tornano a 170. Anzi, non tornano. Sono un controllo, ne hanno fatti due di controlli. In uno aveva 47,8 di ematocrito con 168.000 piastrine. Adesso non saranno numeri precisissimi, ma siamo molto vicini. E in un altro aveva 48,2 e 170.000 piastrine. Quelle piastrine che cosa ci fanno capire? Che Marco non si è diluito il sangue. Perché? Perché se partiamo dal dato di Madonna di Campiglio, 53 con 100.000 piastrine, 106.000, se lui si fosse diluito il sangue per abbassare l'ematocrito, si sarebbe abbassato anche il dato di piastrine. Ma se le piastrine non solo non si abbassano, ma anzi risalgono, che cosa ci fanno capire? Che il valore vero di Pantani quel giorno non era 53 con quelle 100.000 piastrine che sono il dato di un malato di piastrinopenia. Provate a pensare come fa un corridore a vincere quattro tappe, una più bella dell'altra, a dominare un Giro d'Italia con una malattia ematica così grande. Ma che, come è possibile pensare una roba del genere? Per cui le piastrine di Imola ci fanno capire come Marco Pantani quel giorno di sicuro non ha usato nessun plasma expander, e il dato certificato dall'ospedale di Imola, uno dei più importanti sicuramente in Italia e di sicuro un centro certificato dall'USEI, era il valore reale di Marco Pantani. E quindi cosa è successo? È successo che quel giorno, come ha ipotizzato la procura di Rimini nel 2014,
il sangue di Marco è stato manipolato. Perché, vi chiederete voi? Anche questo è venuto fuori col tempo. Cerco di semplificarlo al massimo. Chi vuole poi approfondire, ho scritto un libro che si intitola Pantani per sempre, dove queste cose, insomma, sono spiegate. Se qualcuno ha voglia di leggerselo, di approfondire ancora di più, lì è spiegato, sempre brevemente, ma insomma un po' di più rispetto a quello che facciamo stasera. Emerse nel corso del tempo una testimonianza resa da Valanzasca. Valanzasca che cosa dice? Mentre era in carcere, una settimana prima della fine del giro, lo avvicina un detenuto come lui, suo amico, e dice: dai, sei qui da una vita, io voglio farti un favore. Lui dice: che favore? Mi fa: guarda, hai presente Pantani? Mi fa: e caspita, sta bastonando tutti, dice Valanzasca. Guarda, ti voglio fare un regalo, scommetti sul secondo o sul terzo in classifica, perché Pantani non arriverà mai a Milano. Valanzasca, sapendo la vicinanza di questa persona con un certo mondo, il mondo delle scommesse clandestine, la camorra, non solo prendeva per buone le sue parole, ma si preoccupava sulle modalità con le quali avessero potuto fermare Pantani. Dice: ma come fanno? Gli sparano addosso, lo buttano per terra. Si preoccupava, e però giorno per giorno si sentiva un po' più alleggerito vedendo Pantani che continuava a vincere. Tant'è vero che sbeffeggiava questo suo amico dicendo: oh, non arriva a Milano, ma qui sta bastonando tutti, hai visto? E questo gli rispondeva: non sono parole mie, sono parole della Lanzasca. Stai tranquillo, perché quello che ti dico io avverrà. Fino a quel famoso sabato, dove a un certo punto dalla radio o dalla televisione arriva la notizia che Pantani è stato fermato. E questo va da Valanzasca e dice: cosa ti avevo detto? Che cosa succede però anni dopo? La procura di Forlì apre un'inchiesta, i carabinieri, coordinati dal procuratore Sottani, riescono a trovare questa persona. Vanno a Napoli, la incontrano. Questa persona era intercettata sempre dalla procura di Napoli per altri reati che stava commettendo in quel momento. Ed era intercettato. Per cui quando i carabinieri escono, poi tra i vicoli di Napoli, in certi ambienti, insomma, le voci corrono veloci, la figlia lo chiama, dice: papà, ma hanno detto che sono venuti i carabinieri, ma perché, per come? E questo dice: sì, mi hanno interrogato su Pantani. E la figlia gli fa: ma papà, ma cosa c'entri tu con Pantani? E lui ricostruisce, dice: no, ma Valanzasca ha fatto delle dichiarazioni dicendo che un camorrista di grosso cali avrebbe confidato, e dice: ma papà, ma che cosa è successo? E lui dice: la camorra ha alterato, ha cambiato le sue provette per farlo risultare dopato. Lui lo dice al telefono alla figlia, e la figlia dice: ma papà, ma è vera questa storia qua? E lui risponde così: sì, 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 sì. Io credo che in quei cinque sì ci sia scritta la verità di quel tremendo 5 giugno del 99 a Madonna di Campino. Ed è una verità che ha distrutto la vita di quel ragazzo lì. Un Marco Pantani che poi purtroppo abbandonato anche di più, forse, no? Ma lui si è estraneato lui. Lui un errore, se un errore abbiamo fatto tutti noi in buona fede e perché gli volevamo bene, e mi ci metto dentro anch'io, è di pensare che lui questa cosa prima o poi l'avrebbe superata. Il problema però qual è? Ed è una cosa che ci ho messo un po' a capirla, ma alla fine mi è risultata più lampante che mai. Pantani era nato per andare in bicicletta. Quando la gente mi chiede adesso di Pogacar, dico: ragazzi, Pogacar è ci sono delle persone, capita in tutti gli sport, prima abbiamo parlato di Federer, di Messi, ci sono delle persone nate per fare quella roba lì. Marco era nato per correre in bicicletta, come nessun altro al mondo. E per lui il ciclismo e la bicicletta non erano una professione, erano la sua vita. Per cui quel giorno non gli hanno strappato la maglia rosa, lui di maglie rose e di giri ne aveva già persi tre. Aveva perso quello del 95 quando il primo maggio il suo vicino di casa lo investì. Eravamo a una settimana dall'inizio del giro, l'ha preso in pieno,
Io quando ho mandato la mia truppa a filmare, aveva una faccia che non lo riconoscevi neanche. Il giro dell'anno dopo l'aveva perso, perché nella Milano-Torino gli avevano frantumato una gamba, per cui il giro del 96 l'aveva perso. Anche lì cosa ha fatto? Si è rialzato, è ritornato al Tour de France l'anno dopo all'Alpe d'Huez e ha vinto. È tornato al giro anche nel 97, dai Marco, eh? Discesa dei Chiunzi, arriva un gatto, attraversa la strada, chi tira giù? Marco Pantani. Lui e altri 6 o 7 vanno, erano lì sulla costiera amalfitana, va a sbattere contro la roccia, poi in discesa, insomma, di solito i corridori vanno veloce, va a sbattere contro la roccia, si devasta il muscolo della coscia, del gluteo, per cui 3 giri lui li aveva già persi. Non si è pianto addosso, non è... Così come lui ha sempre detto, mi sono rialzato tante volte. Si è rialzato. Però quel giorno a Campiglio non gli hanno tolto la maglia rosa, gli hanno strappato l'anima, gli hanno strappato il cuore, gli hanno strappato la dignità. E quando tu a un uomo strappi il motivo stesso per cui lui è venuto al mondo, quando gli strappi il cuore e l'anima, non è più un uomo, la sua vita è finita. E in realtà lui è stato ucciso 2 volte, perché a Madonna di Campiglio hanno ucciso il campione. L'epilogo e a Rimini hanno ucciso l'uomo. Però a Madonna di Campiglio c'è stato proprio, nella vita di tutti noi ci sono, come dire, degli scambi di binario, no? Delle volte sono positivi, a volte molto positivi. Insomma, io stesso ho cominciato a fare questo mestiere perché ho avuto un papà che mi chiedeva aiuto, io ero convinto di andare alle corse a aiutarlo, e invece stavo facendo l'università di questo mestiere. Poi a volte ci sono degli scambi non troppo belli. Lo scambio dove il suo treno è deragliato è stato quello lì, perché lui da quel momento non è stato più lo stesso. E badate bene, quando mi vengono a dire che Marco era un debole, mi fanno incazzare come una bestia, perché Marco era tutto tranne che un debole, aveva 2 palle sotto esagonali e lo ha dimostrato. Non si torna a correre, dice, una gamba spapolata se non hai carattere, se non sei forte, se non credi in te stesso. Marco era molto forte. Il problema è che la forza di ognuno di noi deve essere parametrata al colpo che arriva. Anche le Twin Tower erano degli edifici fortissimi. Tant'è vero che quando è arrivato l'aereo, se voi ci fate caso, arriva il Boeing in pieno, a parte quella palla di fuoco, la torre rimane lì. Poi è venuta giù, poi ci sono 1000 spiegazioni, ma sono venute giù non perché erano deboli, perché il colpo o i colpi che sono arrivati erano più forti di quella struttura, che comunque era granitica ed era addirittura studiata per ricevere quel colpo. A Marco è successa la stessa roba. È arrivato un colpo talmente forte che lo ha annientato, ma lo ha annientato dentro. E quando è comparsa la cocaina, guardate bene, Marco prima, nonostante, insomma, in Romagna, sì, non che a Milano sia molto diverso, corre a fiumi forse anche di più, ma Marco non prendeva la cocaina né per andare più forte in bicicletta, perché la cocaina non ti fa andare più forte e te la trovano subito, e nemmeno per divertirsi. Sapete perché la prendeva? Perché, e lui l'ha scritto di quel dolore, perché avevo un dolore talmente forte dentro e questa roba non riusciva talmente tanto a superarla, che quella cocaina per lui era un'anestesia dell'anima, era una maniera per non avvertire quel dolore che lo stava veramente dilaniando e che lo ha accompagnato per anni. E quando lui è morto in quella stanza, poi qui veramente dovremmo aprire un dibattito che ci porterebbe molto, ma molto, ma molto lontano. Però io vi assicuro che quella che si vede lì dentro, cioè in quella scena, in quella stanza di albergo, dove insomma la teoria ufficiale è che lui, nessuno sia entrato e uscito da quella stanza per 3 giorni, che non è una teoria, è un pilastro veramente fatto di zucchero filato, anche perché in quell'albergo le testimonianze del portiere, del personale, potevano essere attendibili per l'ingresso principale, perché insomma il portiere, chi lavorava nella hall, poteva vedere l'ingresso principale. Peccato che quella struttura, il Residence Le Rose, avesse un secondo ingresso dal garage che permetteva di entrare senza essere visti, di salire nelle stanze tranquillamente e di uscire, oppure dall'hotel, dalla stanza di Marco, uscire, andare dove si voleva e rientrare. E sapete perché nessuno li poteva vedere? Perché quell'ingresso non era sorvegliato da nessuna telecamera. Ma
in quella stanza dove, ripeto, c'era una persona morta in una chiazza di sangue, non è stata presa nemmeno un'impronta. Un'impronta digitale non è stata presa. Si è deciso che nessuno era mai entrato o uscito, quando ci sono testimonianze che hanno visto Marco Tantani fuori, ci sono testimonianze di pusher che hanno detto che si entrava e usciva tranquillamente e lo sapevano tutti. Ma c'era una cosa su tutte che ci fa capire come quella è stata una ricostruzione e una messa in scena anche fatta male. Perché Marco la cocaina non la sniffava, Marco la cocaina la fumava. E quella scena, evidentemente chi l'ha fatta non sapeva questo piccolo particolare, era predisposta per un consumatore di cocaina che la sniffava. Marco non ha mai sniffato cocaina nella sua vita. E non c'era neanche uno strumento riferibile a uno che consuma il crack, non c'era niente. Per cui Marco avrebbe consumato lì dentro 30 grammi di cocaina. Poi, per inciso, la cocaina, la sua morte non è dovuta, come spesso accade, ad alcuni tossicodipendenti che li trovi con l'ago infilato nella vena. Marco la cocaina, sapete dove ce l'aveva? Nello stomaco. Per cui Marco ha ingerito, secondo il primo patologo che ha fatto l'autopsia, ha ingerito una quantità 6 volte superiore a quella letale. Poi c'è stata un'altra perizia e poi una terza ancora che dice che in realtà era un mix tra... Vabbè, però nel suo stomaco sono stati trovati, credo, una 30 di grammi di cocaina. Anche qui c'è un piccolo problema, la cocaina è tipo farina. La farina, uno riesce a mangiarla, te la butti in bocca, ti si impatacca. Oltretutto la cocaina ha anche un effetto anestetizzante, per cui come provi a buttarla in gola, dopo un po' non hai neanche la mobilità dei muscoli per buttarla giù. Per cui l'unica maniera per buttare giù in un colpo solo 30 grammi di cocaina è questa: un bicchiere d'acqua, disciolta dentro e buttata giù a forza. Questo è uno dei modi. Ma quello che ci hanno voluto far credere in quella stanza, che cos'è? Durante la perquisizione trovano, vi sto riferendo 2 o 3 cose, ma ce ne sono 50 che non tornano, 50. Che cosa trovano di fianco al suo corpo? Marco era per terra così, tra il letto e la balaustra. Trovano una pallina di mollica di pane così, con dentro la cocaina, che doveva essere, come dire, la prova provata del fatto che Marco, in quel suo delirio psicogeno, si fosse messo a mangiare pane e cocaina. C'è solo un piccolo problema di quella pallina. Fate conto che è uscita da una bocca piena di sangue ed è atterrata su una pozza di sangue così, che inizialmente faceva spessore. Io, se butto fuori da una bocca piena di sangue e atterra in una chiazza piena di sangue, come mi aspetto di trovarla quella pallina di mollica di pane? Non per nulla, quando facciamo la scarpetta con la pasta al sugo, che cosa usiamo? La mollica di pane, perché assorbe. Per cui come mi aspetto di trovarla quella pallina? Un po' rossa, parecchio rossa. Bene, da un esame fatto con una strumentazione particolare, quella pallina era bianca al 99%. Quindi totalmente incompatibile con quella scena. Quindi cosa vuol dire? Quella pallina è stata appoggiata di fianco alla bocca di Marco e in quella pozza di sangue, quando il sangue ormai era rappreso. E poi c'è un'altra testimonianza, e mi fermo qua, poi per chi ha voglia vi lascio il mio libro che vi spiega tutto. La testimonianza di un infermiere che, guarda caso, nessuno per 10 anni è andato a interrogare. Queste indagini fatte in maniera così attenta e scrupolosa, bene, la prima persona che è intervenuta sul corpo di Pantani, nessuno è mai andato a sentirlo. Sapete la prima persona con cui ha parlato questo infermiere chi è? Prima la famiglia di Pantani e poi il sottoscritto. E sapete cosa mi ha raccontato? Mi ha detto: noi siamo arrivati dopo la chiamata al 118, siamo stati i primi a entrare in quella stanza. Adesso recentemente è venuta fuori una delle testimonianze che hanno reso alla distrettuale antimafia, dove quelli della scientifica hanno detto: ma c'è stata una cosa irrituale, perché noi volevamo entrare, ma ci hanno detto di non entrare. A parte che poi sarà interessante poi vedere chi può dire alla polizia scientifica: non entrate.
non idea ce l'ho, ma sarà interessante poi farcela raccontare da chi indaga. Ma lo aveva già detto 10 anni fa l'infermiere. Perché dice, noi siamo arrivati lì prima di tutti, prima di tutti. E sapete cosa dice l'infermiere? Quando noi siamo arrivati, non è vero che gli abbiamo cercato di fargli la defibrillazione. Gli abbiamo messo le placche, perché come procedura si fa, ma a parte che era già freddo, il cuore non batteva, per cui non c'è stato neanche bisogno. È una procedura che si fa. Ci siamo accorti che era morto, abbiamo visto le macchie, adesso non mi ricordo come si chiamano, quelle che hanno il cadavere dopo un po' di ore. Però la cosa più importante è che lui dice, noi siamo rimasti come minimo 30 minuti in uno spazio largo 90 centimetri, un metro, tra il letto e la balaustra, eravamo in quattro, io, gli altri due infermieri e la dottoressa, che era un po' più indietro, però in tre eravamo da qui a lì. E lui mi disse, signor Vezzani, siamo qua io e lei, parliamo da mezz'ora, se ci fosse una pallina da tennis o da ping pong in mezzo a noi, in mezz'ora ce ne accorgeremmo. E dico, è certo che ce ne accorgeremmo. Bene, noi siamo stati in tre, più la dottoressa che era dietro, mezz'ora di fianco al corpo di Pantani, quella pallina non c'era. Quindi cosa vuol dire? Che quella pallina è stata messa dopo, ed è uno dei tanti elementi che su quella scena non tornano, ed è uno dei tanti elementi che ci fanno capire come quella stanza in realtà è stata una grande messa in scena per coprire che cosa? L'omicidio di un ragazzo che mai volontariamente si sarebbe tolto la vita. Io credo che una testimonianza da pelle d'oca, sinceramente, e grazie, davvero grazie per il lavoro che stai facendo. Io poi ho sempre ammirato Tonino, no? Questa sua forza di carattere incredibile. Ci insegna tanto. È incredibile, una donna per chiudere. E poi, no, poi ti dicevo, una delle cose che mi porto nel cuore è che io sono orgoglioso di essere stato amico di Marco e sono orgoglioso che ormai da tanti anni Tonina mi consideri uno di famiglia. Quando mi scrive mi dice ti voglio bene, la volta che mi ha detto eravamo al Giro d'Italia, lei da quel 99 non era più tornata al Giro, lì eravamo nel 2018, e lei è ritornata al Giro e un giorno eravamo con Vittorio Savini, che è stato vice sindaco di Cesenatico, che è stato uno dei primi direttori sportivi di Marco quando era ragazzo. Tonina mi ha preso un braccio, mi ha guardato negli occhi e mi disse, io devo ringraziare perché se sono ritornata al Giro d'Italia oggi è solo per merito tuo. E la cosa che io sento adesso è che la gente ha capito finalmente che cosa è successo a mio figlio. E se lo ha capito, è merito tuo. Io chiuderei così, Davide. Il ricordo di Marco cos'era per Davide De Zani? In una parola, Era Marco Pantani. Un ragazzo meraviglioso. E con questo, grazie. Prima di chiudere, per passare anche a ricordare questa serata con Davide e con voi, non so se qualcuno di voi vuole fare degli interventi o delle domande proprio di qua, oppure da qua, sentiamo, diciamo, lontanissimi a Davide De Zani. Volevo chiedere a Davide, che l'ho un po' saltato nella sua descrizione, prendendo per scontato quello che gli è successo a Moloni Campiglio e la fine che ha fatto, però in quel lasso di tempo, perché questo grande accanimento contro Pantani? È una cosa che fa male, guarda. Io ci ho pensato. Dai giudici a buona parte della stampa, da eroe a. Ma nel breve vol, guarda, è una cosa, ripeto, che mi fa male, perché noi giornalisti dobbiamo raccontare quello che accade, ognuno di noi ha le proprie opinioni. Però 5 minuti dopo l'esplosione di quella notizia ci sono stati colleghi che si sono sentiti
in dovere di intingere la penna nel vetriolo o la lingua nel vetriolo e togliere quella cosa che la nostra legge, il nostro paese, il nostro diritto concede anche ai peggiori delinquenti, cioè la presunzione di innocenza fino a prova contraria. In quell'esame, purtroppo, con le regole che erano un po' caserecce, un po' pane e salame, perché quello non era neanche un controllo antidoping, era un teorico controllo a tutela della salute e non prevedeva nemmeno la squalifica, solo la sospensione a tutela della pena. E Marco era stato il primo a dire: riprelevatemi il sangue, ricontrollatelo subito, mettetelo via, fate quello che volete, ma io vi do il mio sangue perché quel dato è sbagliato. Però in quel momento tutte le persone che si sono sentite in dovere di attaccare Marco, di denigrarlo in quel modo, gli hanno tolto, come ti dicevo, persino il diritto che viene concesso agli assassini. E cosa ci fa ancora più male? Guardate ai giorni nostri. Sin, quando è venuta fuori la cosa della pomata, tutto il mondo del tennis, tutto, tranne, vabbè, qualche collega invidioso, e tranne adesso la Vada che deve rifarsi una credibilità, deve ricostruirsi una credibilità dopo che si è dimenticata di andare a controllare una ventina di cinesi dopati e qualcuno di loro è andato pure a vincere delle medaglie alle Olimpiadi. Lì non li hanno controllati. Su Sinner, che ha dato una versione non credibile, ancora di più, va bene, adesso arriva la Vada. Però la Federazione Tennis Italiana, la Federazione Internazionale, gli organi che ruotano attorno alle federazioni e agli organi di giustizia federale, tutta la stampa italiana, hanno fatto un muro contro questo ragazzo qui, che evidentemente si merita fiducia per quello che ha fatto, per come si è comportato. Marco Pantani tutto questo non l'ha avuto. 5 minuti dopo sembrava il più grande delinquente di questo paese, anzi prima del mondo dello sport. E poi Marco Pantani, quando è morto, aveva 7 procure che indagavano su di lui. Ma vi rendete conto? 7 procure, ma come se fosse il pericolo numero uno dell'Italia. Per cui anche moralmente una persona che cerca di trovare la forza per rialzarsi, guardate che avere una procura che ti indaga, avere dei giornalisti che ti buttano addosso del fango, è dura, già per una persona normale, figuriamoci per uno che sta cercando di risollevarsi da un dolore. Per cui, per rispondere alla tua domanda, purtroppo in Italia c'è la libertà di parola, c'è la libertà di cattiveria, e in quel momento la federazione ciclistica, anziché tutelare, ma così come deve tutelare qualunque atleta, prima di crocifiggerlo, prima di gettarlo nel fango, di calpestarne la dignità, deve andare a valutare i fatti. Invece mi raccontano di quel giorno di altissimi dirigenti della federazione ciclistica che esultavano come un napoletano al gol di Maradona alla notizia di Pantani. Non ti è sembrato anche, come dicevi adesso, che si sa com'era il ciclismo in quegli anni lì, ma poche dormatopico, che per colpire il ciclismo, perché era diventato così, grazie a Pantani, hanno voluto la colpa al più forte, no? Sai, lui si era anche, per rendersi portavoce del gruppo, di sicuro si era inimicato anche qualcuno, insomma, durante quel giro d'Italia gli dissero: adesso te la farei, prima o poi te la farei pagare, quando arrivò in ritardo al controllo di Cesenatico, ma sai, a casa sua, sarà anche andato a dormire a casa, insomma, non è proprio una colpa così terribile, ha fatto tardi, va bene, anche i controllori a Madonna di Campiglio quel giorno sono arrivati tardi. E sapete una cosa? Pantani quel giorno avrebbe potuto saltare il controllo. Sapete come? Nella maniera più semplice possibile. Scendendo e facendo colazione. Perché se facevi colazione il test non era male. Marco era talmente tranquillo, che siccome lo sapeva anche i gatti per strada che stavano arrivando in controllo. Questi erano in ritardo, lui sono arrivati alle 7:15. Lui alle 6:30, 7:15, sai, sto vincendo un giro d'Italia, ho una tappa col Mortirolo, insomma, non è proprio una passeggiata, vado a fare colazione. E non avrebbero potuto fare il controllo. Lui li ha anche aspettati. Provate a pensare com'era. Però Marco
non ha potuto, come dire, godere di quella protezione normale che qualunque federazione, qualunque mondo sportivo o di comunicazione corretto avrebbe dovuto fare in quel momento. E anche questo lo ha portato a soffrire ancora di più di quanto già non soffrisse. Vedevo delle mani là in fondo che si alzavano. Se c'è qualche curiosità, non fatevi, siamo qua tranquilli. Eccoci. Sarà retorica la mia domanda, ma tutto questo accanimento perché? Sarebbe da chiederlo a chi. Io ero dalla parte di quelli che soffrivano. Mio papà era dalla parte di quelli che soffrivano. C'era tanta gente che, a cui Pantani non stava simpatico, questo, e venivano anche fomentati. Diciamo che spesso gli atleti, capita in tutti gli sport, quelli che vincono tanto a volte sono un po' mal sopportati. C'è chi li ama e c'è chi li detesta. Diciamo che in quel ciclismo c'era una parte del gruppo che un po' detestava il fatto che ormai il ciclismo era diventato Pantani, ma normalmente doveva essere un merito. Per qualcuno di loro era qualcosa che dava troppo fastidio. E ripeto, la federazione a quel tempo, anziché tutelarlo come era suo dovere, ha fatto tutto tranne che difenderlo. Ma non doveva difenderlo, doveva semplicemente tutelarlo e provare a andare a scavare un po' più a fondo, perché tutte quelle cose che vi ho detto io, ma ve ne ho dette solo alcune, sono state oggetto di verifica anche nel processo che si è tenuto a Tione, quindi lì a Trento, subito dopo i fatti di Campiglio. Ma in quel processo sono stati fatti degli errori mostruosi. Ve ne dico uno: quando venne fuori la cosa dell'ematocrito, l'ipotesi dell'ematocrito, sa che cosa stabilirono i grandi esperti chiamati dal giudice in quel tribunale? Che non era possibile effettuare, è vero, la deplasmazione avrebbe potuto alterare i valori di Pantani, ma non sarebbe stato possibile effettuare la deplasmazione, sapete perché? Perché non ci sarebbe stato il tempo necessario. Perché non c'era il tempo necessario? Perché i risultati sono emersi verso le 9 del mattino, 9 e un quarto. Lui è stato prelevato, cioè negli atti di un processo, lui è stato prelevato alle 8:40 del mattino, e quindi non c'era il tempo di lasciarsi sedimentare 20 minuti, non c'era il tempo per fare la deplasmazione. Peccato, e basta avere gli occhi per vederlo, che sul verbale, Fabrizio poi li avrà visti al tempi, sul verbale di prelievo c'è scritto che Pantani non è stato prelevato alle 8:40 del mattino, ma sapete a che ora? Alle 7:46. Quindi un'ora prima rispetto alle cazzate che hanno raccontato in quel processo. Essendo stato prelevato alle 7:46, il tempo per fare la deplasmazione c'era, e come? Ne potevano fare anche due o tre di deplasmazioni con quel tempo. Ma in quel processo, e c'è scritto nelle carte, è stato prelevato alle 8:40, come facevano a fare la deplasmazione? E sull'esame di Imola, sapete cosa hanno avuto il coraggio di dire? Che quello che lui ha presentato non era un referto medico, perché non era firmato. Io ho guardato quel referto ed era firmato, e come? Qualcuno è andato a chiedere, a dire a chi aveva firmato quel laboratorio, perché ha detto: e se è firmato, probabilmente è di un tecnico di laboratorio, ma non certo di un medico laureato e specializzato in ematologia o in tossicologia. Bene. Sapete di chi è quella firma? Adesso il nome non me lo ricordo, insomma sono passati tanti anni, ma era del direttore di quel laboratorio, che non solo ha riconosciuto la sua firma, ma ha detto: io ho eseguito personalmente il prelievo, ho firmato il referto, sono laureato in medicina, sono specializzato, adesso non mi ricordo la specializzazione, e da per 30 anni, 30, ho diretto quel laboratorio. Va bene? Errori grossolani fatti in un processo che doveva, ripeto, non difendere, tutelare un ragazzo che è stato mandato al massacro. E ricordiamoci, perché qui parliamo degli anni 99, 2000, 2001, 2002, negli anni in cui veniva santificato un signore che si chiama Lance Armstrong, veniva crocifisso quel ragazzo lì. E le mani sono proprio di quella posizione lì.
sono altri interventi? Abbiamo fatto un po' tardi. Non mancate di leggere il libro. Tanti sicuramente ve ne racconta tutte. Allora, un minuto prima di passare a salutarci, inviterei il sindaco di Darfo, Mario Perle, a dire due parole. Siamo nella tua città. Intervenire dopo De Zane è come una punizione. No, intanto ringrazio Davide De Zane perché non è un cronista sportivo, ma è un narratore sportivo e lo fa con passione perché ha vissuto sulla sua pelle tutte queste vicende e ci ha fatto tutti emozionare. Ringrazio il Panetton di Valle Camonica, intanto che ha scelto Dark Warrior Eterno come per questa bellissima serata, e ringrazio il presidente l'amico Ottavio Bonino perché è una persona con cui ci si è conosciuti da tantissimo tempo ed è sempre un piacere rivedersi. E poi ringrazio Ezio Maffi e il mondo del ciclismo Camuno che ruota attorno a lui, perché proprio grazie alla società che presiede e a tutto quel movimento del ciclismo Camuno, qui in città noi possiamo godere tutti gli anni di meravigliose sfide del ciclismo, preferibilmente dei ragazzini, cioè quelli che hanno ancora l'entusiasmo, no? Quella lontananza dal professionismo che a noi appassiona, perché c'è ancora l'istinto. Oggi dicevamo a tavola che sono diventati tutti un po' dei robot, però il ciclismo è e rimane uno sport di fatica e quindi per noi davvero è un grande momento. Quindi grazie a tutti, grazie anche ai presenti. Perdonatemi se sarò stato banale, ma intervenire dopo Davide De Zane non è facile. No, e poi diciamo grazie a Roberto che ci ha accompagnato e mi ha sopportato tutta la sera. Volevo a nome del patro consegnare il nostro gagliardetto. Grazie. E anche ti diamo anche questo libro delle incisioni rupestri che comunque qua ci sono, tra l'altro. Sì. Va bene. Grazie infinite. Grazie. Allora, veniamo alla parte finale. Vorrei qui con me Davide, qui davanti. Eccoci. Ezio, vieni qua. Perché mi sembra giusto. Che... Eccoci. Anch'io non saprei cosa dire dopo. Grazie, ti dico grazie. Grazie e ti consegno. Grazie a voi. Ti consegno il nostro gagliardetto. Grazie mille. Perfetto. Allora, insieme al gagliardetto, sì? Ti do anche a te volentieri il nostro libro delle incisioni rupestri della Valle Camonica. Tra l'altro è stato scritto da un nostro socio, Ausilio Pini. Quindi a doppia valenza per non consegnarlo. Stasera me lo guardo con attenzione. Grazie mille. Grazie. Te non è finita perché qua. No, non è finita. Devo anche insieme, ma questa te la faccio dare da Ezio. È una targa a ricordo di questa serata. Ringraziamo l'amico Maffezzoni. Dov'è? Maffezzoni. Ciao. Beh, dobbiamo dire che Sandro ha fatto veramente un capolavoro questa sera. Maffezzoni, bravo Sandro. Ne approfitto anche, le note se le abbiamo prese, per dare una targa che avevamo già preparato esattamente un anno fa all'amico Renato Baccanelli, il quale è scappato la sera lì, non so cosa, è stanco, non siamo riusciti a darti la targa. Quindi stasera te la consegniamo dopo un anno, così ricordiamo anche un evento sempre ciclistico che era la presenza di Francesco Mosella, la nostra conviviale, e te la consegniamo con un anno di ritardo, molto volentieri.
grazie. Adesso dobbiamo dare targhe fra i vertebro, questa non l'ho ben capita, ma va bene, ecco, io te la do a te, tu me la dai. Cioè, la mia chiaramente è del Pantheon, quindi è per tutti i soci ed è il ricordo di questa bellissima serata. Facciamo venire anche Davide, e poi venire qua. Mi dà la targa a me, lui, e io la do a lui. Adesso io andrò a te. Sì, queste sono le iniziative. Esatto. Adesso la consigliere a te e lui da qui via, va bene. Non faccia tagli, ancora uno sport, poi basta. Grazie. Adesso adesso che ci siamo premiati tutti. Lo siamo. Grazie. Allora, veniamo alla chiusura. E prima di lasciarci, ringrazio ancora tutti, in modo particolare Davide Zan e chi è stato qua con me vicino, quindi Roberto che mi ha dato una mano a questa parte relazionale. Ricordo velocemente che noi ci ritroveremo il 13 novembre per una serata di conviviale con la Ginnastica Artistica Associazione Valle Camonica, parleremo quindi di ginnastica artistica, e poi venerdì 6 dicembre faremo la nostra conviviale della festa degli auguri di fine d'anno. Siete stati in tanti, siete stati impazienti, ma abbiamo ascoltato una storia che secondo me ci ha preso tutti, poi raccontata da lui, secondo me ha ribadito com'è il suo stile, lo stile di Davide Zan, che è unico e ci ha fatto un piacere enorme essere qui con noi. Quindi grazie ancora. Buona serata, buon rientro e buonanotte a questo punto. Arrivederci.